tenacia e costanza che hanno sviluppato il suo carattere nel campo da gioco, ma che sono poi diventati utili anche per la sua vita di tutti i giorni. E ancora, una predisposizione al sorriso, forse innata, forse naturale, forse facile per Patrizio, una bontà d'animo. Una vita sempre giocata con il sorriso sulle labbra, dentro e fuori il campo da calcio, quella di Patrizio Biglio, morto pochi giorni fa per un malore durante una partita di padel con gli amici. Nato a Treviso 48 anni fa, Biglio era cresciuto calcisticamente nella Fulgor Trevignano e nelle giovanili del Montebelluna, per poi essere notato dal Milan, quindi la militanza alla Ravenna, all'Hellas Verona in Serie B e ancora la Ternana, il Monza, l'Ancona, tante l'esperienza all'estero, l'ultima come dirigente dell'Academy del Milan in Kuwait. In tanti, amici, compagni di una vita di ieri e di oggi, tra questi mister Claudio Zola, lo hanno voluto salutare per l'ultima volta, ricordando quella che era la sua caratteristica principale, così l'ha coniata. Sempre sorridente, sempre pronto a scherzare, innamorato della vita. Il combattente che riusciva a trovare visibilità anche dove non ce n'era. L'ago della bilancia, apprezzato da tutti. Sulla bara in legno chiaro il pallone della Milan Academy con le firme di amici e colleghi e la scritta «Sei stato, sei, sarai sempre parte della nostra famiglia», pallone che alla fine della cerimonia è stato affidato alla moglie Cristiana e alla figlia Siria. E quello di Musano è stato un abbraccio corale a tutti i suoi familiari, soprattutto al papà Daniele e alla madre Maria Augusta, che sul sagrato della chiesa ha ringraziato tutti per il sostegno di questi giorni. Marco, continuo nella pega.